Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Contrastare efficacemente il fenomeno della violenza di genere contro le donne e il fenomeno della tratta degli esseri umani. È quanto prevede l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nello stesso giorno del via libera alla Camera della Convenzione di Istanbul. Gianna Pentenero, Partito Democratico. L'ordine del giorno ha l'obiettivo di riaffermare l'importanza del piano contro la violenza nei confronti delle donne, che vede la possibilità di trovare una rete di istituzioni in grado di accogliere le donne che sono vittime di violenza all'interno delle proprie abitazioni. Rosanna Valle, Popolo della Libertà. Credo che l'ordine del giorno sia di un'importanza fondamentale e che sia essenziale finanziare i gruppi, i centri antiviolenza. Sempre il 28 maggio l'Assemblea ha approvato un ordine del giorno sull'accorpamento delle strutture doppione negli ospedali. Il documento, approvato all'unanimità dei votanti, impegna la Giunta regionale a valutare le azioni da intraprendere per ottimizzare la presenza di strutture all'interno di stessi ospedali per ridurre i costi. Dopo i 150.000 euro del luglio scorso per la nuova scuola materna di Medolla, il Comitato di Solidarietà ha assegnato 37.000 euro per contribuire alla ricostruzione della sede della Croce Blu di Mirandola. Lo stanziamento per le zone terremotate dell'Emilia è frutto del fondo di riserva del bilancio dell'Assemblea regionale, dei versamenti dei cittadini e delle offerte di consiglieri e dipendenti del Consiglio regionale. L'uguaglianza di genere nel XXI secolo, il punto di vista dell'ILO, se ne è parlato a Palazzo Lascaris nell'incontro organizzato dalla Consulta delle Elette, dalla Consulta Femminile e dall'International Training Center, ITC, di Torino dell'ILO. Relatore d'eccezione Jane Hodges, direttrice dell'Ufficio per l'uguaglianza di genere dell'ILO di Ginevra. Presentato a Palazzo Lascaris l'epistolario cavuriano, straordinaria testimonianza sulla vita e l'attività del grande statista piemontese. L'opera raccoglie le lettere di Camillo Benso di Cavour dalla fanciullezza sino agli ultimi giorni di vita nel 1861. Il lavoro di raccolta, durato 50 anni dal 1962, ha ordinato 8.600 lettere corredate di 7.000 risposte per un totale di 16.652 pagine in 34 tomi. I mille volti del Piemonte, crocevia tra storia e letteratura, è la mostra visitabile all'URP del Consiglio regionale fino al 26 giugno. Propone le opere pittoriche di 31 artisti iscritti al CRAL di arti visive della Regione Piemonte, che ne ha curato l'allestimento, tra le quali quelle di 5 affermati maestri d'arte: Appendino, Borgarelli, Della Valle, Sesia della Merla e Veremeyenko. Fino al 28 giugno a Torino, Palazzo Lascaris, la mostra Naturalmente, dipinti e fogli botanici dal Piemonte. In esposizione opere del pittore alessandrino Fabrizio Cordara e fotografie di Angelo Garoglio. La rassegna è promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con il Museo regionale di Scienze Naturali. Ed è tutto dal Consiglio regionale. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.